Ciao e benvenuti sul canale di Arte in uno scatto. Per coloro che non sono nuovi, bentornati. Oggi non vedremo solo un dipinto, parleremo un po' dell'arte più in generale, se possiamo dire così. Ma voglio subito porvi una domanda, una specie di quiz. Questa foto dovrebbe ricordarvi un famosissimo dipinto. Diciamo che senz'altro per molti potrebbe sembrare un semplice scatto fotografico, ma in realtà dietro vi è molto di più. Un progetto umanitario. Stiamo parlando del documentario Wasteland, raccontato dall'artista Vicky Muniz, tra l'altro candidato agli Oscar nel 2010. Ma chi è Vicky Muniz? Beh, Vicky Muniz è un artista brasiliano, nato a San Paolo nel 1961. Quando era giovane, purtroppo rimase ferito ad una gamba, un po' come Garibaldi, a seguito di una rissa che stava tentando di sedare. Con i soldi guadagnati dall'assicurazione, decise così di partire alla ricerca di una nuova vita, un nuovo futuro. E qual era il posto migliore se non l'America? Anzi, New York. Ed è così che con le valigie in mano, negli anni Ottanta, approdò nell'East Village, dove ebbe modo di confrontarsi con i suoi coetanei, giovani appartenenti alla Picture Generation. Di certo, questo fu di enorme rilievo per il suo percorso artistico. Nel corso degli anni iniziò a sperimentare vari linguaggi artistici, grazie all'utilizzo di materiali di scarto, come ad esempio rifiuti o oggetti rotti, ma anche ingredienti, come ad esempio il cioccolato e lo zucchero. Nota è la serie puntinista realizzata con zucchero su carta nera e poi fotografata con stampa alla gelatina. Senz'altro si può affermare che durante tutta la sua carriera artistica abbia sempre cercato di unire arte e tematiche sociali a lui care, come ad esempio ingiustizia, sfruttamento del lavoro minorile, ma anche gravi situazioni ambientali. Questo è un po' ciò che racchiude all'interno del documentario Wasteland, ovvero il documentario di cui parliamo oggi. Vediamo insieme di cosa si tratta. Dobbiamo fare un salto nel passato, ovvero di ben 14 anni. Siamo nel 2010, quando decise di visitare la più grande discarica dell'America Latina. Stiamo parlando del Jardim Gramacho, entrando così in contatto con i catadores, ovvero coloro che raccolgono i rifiuti, i quali vivono in condizioni di estrema povertà, nelle favelas, in baracche. Per sopravvivere e aiutare economicamente la famiglia, anche se guadagnano pochissimo, continuano a lavorare come riciclatori in condizioni davvero disumane. Giorno e notte lavorano su montagne di rifiuti, dalle quali recuperano scarti dell'elite di Rio de Janeiro, trovando cibo gratis, oggetti per abbellire le loro baracche, giocattoli per figli e a volte qualche cadavere. Nel documentario vengono raccontate queste vite dimenticate dalla società, come quella di Ziao, presidente dell'associazione dei Catadores, il quale si occupa della loro tutela e della vendita dei materiali da riciclare, o Zumbi, che lavora in discarica da quando aveva 9 anni, o Suelemi, una ragazza giovanissima, madre di 2 bambini, la quale, al posto di scegliere la strada della prostituzione, ha deciso di smistare i rifiuti per mantenere così la sua famiglia da quando aveva 7 anni. Ed è per questo che Vicky Muniz li ha trasformati in vere e proprie opere d'arte, raccontando la vita che conducono nonostante le tante ingiustizie e difficoltà, ma che cercano sempre di migliorare. E qui c'è il collegamento con il dipinto di cui vi parlavo all'inizio del video, ovvero La morte di Marat. Ma ne parleremo durante il prossimo video. Quindi mi raccomando, rimanete connessi e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto!